Sportello Italia. Buongiorno da Americo Mancini. Allora, i nostri indirizzi, quello di posta elettronica economico@rai.it, per i WhatsApp 335-699-2949, l'altro numero è 335-8097-742. Siamo anche su Facebook e Twitter, quindi se volete intervenire noi vi cercheremo di dare tutte le risposte possibili ai vostri quesiti. E intanto partiamo con un tema che è molto nazional popolare, riguarda il risparmio, questi conti correnti che rendono praticamente zero a fronte di un aumento dei tassi di interesse che tutti, ahimè, conosciamo. E da ieri è la volta di nuovo del BTP valore seconda versione, sta andando molto bene, ieri quasi 5 miliardi, oggi siamo ben oltre i 2 miliardi e per capire meglio, insomma, la bontà o meno di questo strumento finanziario e per parlare ancora dello spread e della spesa per gli interessi sul debito abbiamo con noi, per fare il punto, l'economista Fabio Fortuna. Professore, buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito come sempre. Allora, intanto partiamo da questo BTP valore. Sì, ricordiamo ancora le caratteristiche principali. Innanzitutto direi che va sottolineato il fatto che il BTP valore è uno strumento che nasce per i risparmiatori, l'abbiamo sentito dire ma va ribadito, ed è accessibile a tutti perché ha un taglio minimo di 1000 euro, quindi si possono sottoscrivere a partire da 1000 euro. Non ci sono costi in sede di sottoscrizione. Gli interessi maturano ogni trimestre, non ogni semestre come siamo abituati per i titoli del debito pubblico. Dura 5 anni e prevede per i primi 3 anni un tasso del 4,1% e per gli ultimi 2 il 4,5%. In più, chi lo terrà fino a scadenza avrà un premio fedeltà dello 0,50. I tassi potrebbero essere anche rivisti a rialzo, ma nella prima emissione poi sono stati mantenuti così come erano stati annunciati e credo che anche questa volta è probabile che avvenga questo. E noi siamo dei grandi risparmiatori, quindi, come diceva lei, un po' di risparmi ci sono e siamo anche stati un po' delusi perché, come sottolineava in apertura, le banche hanno elevato a dismisura i tassi sui prestiti che concedono e hanno tenuto a zero per molto tempo i tassi sulla raccolta, ora il dato medio è lo 0,40, ma di fronte ai rendimenti che offre questo strumento è un tasso irrisorio. È vero che poi adesso ci sono i conti deposito delle banche, ma ricordiamo anche che i titoli del debito pubblico hanno una ritenuta fiscale del 12,50%, mentre gli interessi bancari hanno una ritenuta fiscale del 26%. No, dica. Professore, quanto incide la cadenza trimestrale degli interessi? Sembra che questo, come ha detto d'altra parte il direttore del debito pubblico Iacovoni a noi stamattina al GR1, questo insomma è stato avvertito in maniera molto positiva. Incide perché incide sia a livello sostanziale che a livello psicologico. Io mi tengo i miei BTP valore, se posso li tengo fino alla scadenza, ma se avessi necessità sono quotati al mercato delle obbligazioni, quello telematico della borsa, e quindi io li posso vendere in qualsiasi momento, sono facilmente smobilizzabili, meglio tenerli ovviamente fino a scadenza. E quindi questo è un altro elemento di cui bisogna tener conto nella valutazione dell'investimento. Le cedole poi sono crescenti, come abbiamo sottolineato, 4,1 e 4,5 negli ultimi 2 anni, e non sono collegate all'inflazione. Questo è un altro elemento da chiarire. Perché? Perché l'inflazione tende a diminuire e quindi se fossero titoli indicizzati, noi magari da 2-3 anni potremmo avere dei rendimenti inferiori, invece il tasso rimarrà fisso e avremo un maggior beneficio avendoli sottoscritti proprio in virtù di questo. Stando a dei calcoli, praticamente il tasso medio di questo strumento sarebbe abbondantemente al 4,3%, quindi ben al di sopra, o comunque sia al di sopra del valore del BTP di venerdì scorso. Anche questo evidentemente sta influendo in maniera positiva. Sì, come diceva lei, il rendimento medio è il 4,26 e se si tiene fino a scadenza diventa il 4,36, quindi assolutamente competitivo con i tassi del BTP, col vantaggio che la scadenza
rispetto al BTP decennale, che noi prendiamo come riferimento anche per lo spread che prima citava, beh, la scadenza di 5 anni è meno lunga, quindi un elemento in più che va valutato. Se offriamo, e qui veniamo all'altra faccia della medaglia, sì, oltre il 4%, significa che se offrissimo, in questo caso parliamo come se fossimo lo Stato italiano o meno, in questa fase con lo spread in aumento forse non ci sarebbe questo successo. Diciamo che il successo deriva essenzialmente da un elemento fondamentale, cioè i risparmiatori, vedendo questi tassi e confrontandoli con i tassi negativi di un anno fa, hanno ritrovato un po' di affetto verso il BTP e verso i titoli del debito pubblico. Quindi questo è un elemento da tenere in assoluta considerazione. Poi vorrei anche sottolineare che almeno fino ad oggi i timori sullo spread si sono manifestati lievemente, perché ha toccato 200 venerdì alle 3,5 e poi adesso naviga un po' più in alto dei 190 punti. Sempre altissimo lo spread, per carità, però se riusciamo a tenerlo sotto i 200 punti, vedremo se ci riusciremo, comunque è un livello accettabile. Però come diceva lei, c'è una generazione di interessi e quindi un aumento della spesa pubblica, ma d'altronde noi dobbiamo sottolineare anche un altro aspetto importante, sì, cioè in qualche modo la manovra va finanziata, perché alcune cose bisogna farle, l'unico modo purtroppo è in anche deficit. Il governo purtroppo sì, e quindi nel terzo trimestre si emetteranno più di 13 miliardi in più rispetto alle previsioni, e se andiamo a vedere sono quei 14-15 che costituiscono l'importo del deficit. Certo, è da ricordare anche per chiarezza che rapporto c'è tra debito e deficit. Il debito incrementa il disavanzo, il deficit, quindi certo, questo è l'esatto rapporto che esiste tra queste due grandezze. Professore, siccome la cosa è molto nazional popolare, abbiamo diversi WhatsApp che proprio ci stanno, sì, chiedendo varie cose a, sì, proposito. Se lei è d'accordo, noi per il momento ci salutiamo qui, ma potremmo, sì, tornare sull'argomento venerdì per rispondere ai tanti ascoltatori che stanno chiedendo proprio le cose di carattere pratico per poter, certo, valutare al meglio, rivalutare al meglio i loro risparmi. È d'accordo? Certo, assolutamente. Va bene, a venerdì, grazie a lei.